Quando il gioco si fa duro, esce il lato folle dell'uomo. Come nella vita, anche nel calcio, i giocatori faticano a gestire la pressione e perdono facilmente il controllo, sfociando malauguratamente nella violenza. Risse, testate, morsi, calci. A questo e a tanto altro abbiamo potuto tristemente assistere nel corso degli anni, con alcuni episodi diventati iconici e virali poiché avvenuti in partite cruciali. Non è da dimenticare che il calcio è uno sport di contatto, nel quale si possono verificare interventi particolarmente ruvidi, tali a volte da procurare gravi infortuni. Oggi però vogliamo focalizzarci su alcuni atti di pura violenza, che con lo sport e i suoi valori non hanno nulla a che vedere, e quindi con Paolo Ficare per numero 10, il dominio della follia. Fra i diversi gesti di violenza, questo è probabilmente quello a cui non si riesce proprio a trovare una logica: il morso. Il morso è un lampo di follia che coglie improvvisamente il giocatore in campo. Non avviene quasi mai durante i momenti caldi del match, come può essere una rissa, bensì in situazioni apparentemente tranquille di gioco. Proprio per questo è così difficile capire cosa accada nella testa del giocatore in quegli istanti. Sicuramente il giocatore più riconosciuto in queste vesti è l'uruguaiano Luis Suarez, erede del Conte Dracula. L'attaccante del Barcellona è famoso per 3 episodi che gli costarono lunghe squalifiche ed un tornado mediatico non indifferente. Tra l'ilarità di chi prendeva in giro l'attaccante postando dei meme e chi puntava delle somme di denaro sulla possibilità di vedere Suarez mordere di nuovo, si faceva strada anche l'interessante intervista ad uno psicologo sportivo, che diceva: penso che nei prossimi 5 anni, in occasione di uno stress nervoso simile, Suarez reagirebbe nello stesso modo. Thomas Fauchet era lui lo psicologo e prevedeva ciò che sarebbe successo di lì a pochi anni. Ma perché reagire così? Non è qualcosa di pianificato, è una risposta molto spontanea ed emozionale, impulso. Nel frattempo, negli anni, si rincorrono voci circa una possibile terapia mirata a placare i bollenti spiriti di Suarez, ed è lui stesso nel 2016 a confermare la questione dicendo di essere andato da uno psicologo e che questo lo avesse aiutato a pensare di più a quel che facesse e a non tenersi dentro tutto. Confermò che anche lo stesso psicologo era stato utilissimo. L'attaccante uruguagio, però, non è l'ultimo in ordine di tempo ad aver combinato qualcosa del genere, nonostante paia di aver perso il vizio ultimamente. È in effetti fresca di qualche giorno la vicissitudine che ha coinvolto la nuova stellina del Real Madrid Castilla, Vinicius Jr. Mandato a farsi le ossa in seconda squadra, il brasiliano avrebbe vissuto un acceso dibattito con i rivali dell'Atletico Madrid, sfociato poi in un selvaggio scontro primitivo. E tu? E tu quanto prendi? Avrebbe esordito così il neoacquisto blanco, vantandosi del mega ingaggio percepito, provocando l'avversario. La risposta però non si è fatta attendere, con il rivale biancorosso che lo ha letteralmente azzannato alla testa. Sono attimi di caos, con l'arbitro che ingenuamente punisce i due allo stesso modo, esibendo un cartellino giallo per parte. Provocare è sbagliato, certo, ma passare alla violenza è tutt'altro paio di maniche. Il morso, comunque, come confermato anche da altre autorità in materia, è spesso un gesto spontaneo, non pianificato, un istinto primordiale, non soppresso, e non accade solo nel calcio. Il morso più celebre nel mondo dello sport, infatti, rimane quello che Mike Tyson rifilò a Holyfield nel 97, senza dimenticare l'imbarazzante morso al pene messo a segno da Peter Finlandia in una partita di rugby scozzese. Un altro episodio eclatante avviene in Portogallo, 2 novembre 2017. Si gioca il match di Europa League tra Marsiglia e Vitória Sport Club e il protagonista del fattaccio è un giocatore dal comportamento impeccabile, Patrice Evra. Il tutto avviene durante il riscaldamento. I tifosi francesi insultano i propri giocatori e lo stesso Evra chiede un confronto diretto. Detto fatto, i tifosi raggiungono il bordo del campo e dopo uno scambio acceso di battute, il terzino francese colpisce con un calcio degno delle migliori arti marziali uno dei ragazzi lì presenti. L'arbitro vede tutto e decide di espellere il giocatore, rendendolo il primo ad ottenere una squalifica dal campo ancora prima che inizi la partita. Di scontri tifoso-calciatore ce ne sono stati parecchi negli anni, ma il più iconico è quello sicuramente del 1995, che coinvolse l'irriverente Cantona ed un tifoso del Crystal Palace. L'attaccante francese venne espulso per un fallo di gioco e nel rientrare verso gli spogliatoi si lanciò violentemente verso un supporter della squadra ospite, intento a prendersi gioco di lui. La sanzione fu 9 mesi e la reazione spropositata assolutamente da condannare.
Il rapporto tifosi-giocatori in effetti non è sempre idilliaco e sfocia sempre in diverbi e risse da bar. Successe anche alla Juventus, che nonostante ostenti il culto del rigore non può fare a meno di ripensare a ciò che successe ai tempi di Zidane. Parola di Carlo Ancelotti. Al passaggio di Zidane i tifosi l'hanno spintonato ed è stata la loro condanna, non a morte, ma quasi. Montero ha visto la scena da lontano, si è tolto gli occhiali con un'eleganza che non pensavo gli appartenesse e li ha messi in una custodia. Bel gesto, ma pessimo segnale, perché nel giro di pochi secondi si è messo a correre verso quei disgraziati e li ha riempiti di botte. Aiutato da Fonseca, un altro che non si faceva certamente pregare. Convivere con certe pressioni non è facile, tanto che molti giocatori si affidano a mental coach. Per insicurezza, scarso appoggio dei tifosi, momenti bui o altre problematiche, la soluzione di provare ad affidarsi ad uno specialista è spesso fruttuosa. Ne è un esempio il carattere pepato di Leonardo Bonucci, il quale ostenta un carisma non indifferente, che ha forgiato nel tempo nonostante gli errori e le insicurezze. Ora il centrale di Viterbo pare non averne più bisogno, nonostante il suo rapporto con i tifosi, non assolutamente idilliaco. I fischi all'Allianz Stadium, alla prima di campionato effettivamente, sono iconici del malessere provato da una frangia di tifosi delusa dal tradimento del proprio beniamino. È però doveroso aggiungere che per ora il ragazzo pare reggere bene la situazione, tanto da essersi scusato con i propri supporters al termine dell'ultima gara. Un comportamento non assolutamente scontato e che comunque denota maturità, specie per un orgoglioso di natura come lui. Il talento, se non supportato dalla testa, può davvero rivelarsi inutile nel mondo dello sport. Ne abbiamo avuto la prova con Cassano e rischiamo di averla con Balotelli. Ed è proprio per questa ragione che determinati atteggiamenti vanno afferrati per i capelli, trattati e risanati per evitare di continuare a scrivere di avvenimenti disdicevoli, come quelli sopracitati, che, se vissuti, scatenerebbero tutt'altro che ilarità.